all'interno di Tutto a Posto ritorna un amico. È veramente un piacere, perché da qualche tempo che non ci sentiamo e oggi ci vediamo anche con Rosario Perricone, direttore del Museo Pasqualino. Buongiorno Rosario, come stai? Buongiorno, grazie, bene, ci prepariamo per riaccogliere tutti i turisti qui al Museo delle Marionette. Abbiamo riaperto, che bello, gli spettacoli quotidiani, e insomma siamo contenti e felici di queste riaperture, devo dire. Rosario, ma dove siamo in questo momento? Perché io stavo osservando inevitabilmente tutto ciò che c'è alle tue spalle. Siamo proprio al museo? In una stanza del museo? Qui siamo al museo, sì, siamo nella mia stanza, sì. Che bello! Siamo entrati quindi dentro il Museo Pasqualino? Sì, finalmente siamo entrati dentro, esatto. Senti, ovviamente dico, è ripartita tutta l'attività abituale in presenza, che era la cosa che vi premeva di più, come è normale che sia. Però oggi pomeriggio c'è qualcosa che rimane sempre online e dà la possibilità quindi a tutti di accedere. Certo, noi, come ho detto tante volte, l'unica cosa positiva di questo lockdown è stato quello di costringerci a utilizzare gli strumenti, diciamo, online in maniera massiva, e quindi questa è una cosa che non dimenticheremo, perché è stata un'esperienza dura, forte, importante, che ha portato però anche a una nuova, diciamo, organizzazione anche per la promozione delle attività culturali. Quindi noi continuiamo con questa attività di presentazione dei volumi del Museo Pasqualino. Oggi presenteremo questo bellissimo libro, anche abbastanza corposo, come vedete, che si chiama Raccontami una storia, con dei testi di Alberto Mario Cirese, che è stato uno dei fondatori dell'antropologia italiana. I testi di Cirese, appunto, sulle fiabe, insieme ai testi di un allievo e adesso maestro dell'antropologia italiana, che è Pietro Clemente. Quindi abbiamo messo insieme questi racconti e questa modalità del racconto e questa analisi del racconto. Ecco, io questo volevo capire, l'analisi del racconto dal punto di vista anche storico, immagino. L'occhio di riguardo da parte del Museo Pasqualino è sempre questo. Assolutamente, la fiaba, le fiabe che sono indagate in questo volume sono un oggetto molteplice, fatto di pratiche, ovviamente della pratica, della narrazione orale, oltre che della scrittura, a cui noi di solito siamo abituati, no? Quindi una tradizione orale che poi ha assunto, e in questi saggi raccolti in questo volume, questo viene ampiamente, diciamo, detto e raccontato, una strutturazione e una modulazione tale che portava a una riconoscibilità, diciamo, immediata di questi racconti. E in questo volume Alberto Mario Cirese, che è stato uno dei primi che in Italia ha introdotto il metodo strutturalista di Claude Lévi-Strauss, ragiona proprio su questo. Sono raccolti testi che vanno dagli anni 50, i primi testi che Cirese scrisse, fino agli ultimi del 2014. E questo è anche un omaggio, diciamo, a Cirese, perché quest'anno ricade il centenario della nascita di Cirese, proprio in questi giorni, la prossima settimana, e quindi è un volume che mette insieme la storia dell'antropologia italiana, l'analisi delle fiabe, che è iniziata, diciamo, proprio con Cirese in Italia, e poi il lavoro di uno dei suoi allievi, forse il più importante, che è appunto Pietro Clemente, che ha fondato poi tutta una grande scuola dell'antropologia italiana, soprattutto legata ai musei, al patrimonio e quindi al racconto anche. Oltretutto, appunto, ricordiamo quanto la tradizione orale inevitabilmente, in quanto tale, sia destinata a perdersi laddove non intervengano realtà proprio come il Museo Pasqualino, che tiene viva la memoria, l'arricchisce, la approfondisce. Voi avete una vera e propria mission in questo senso e lo fate da tanti anni. Sì, diciamo che dagli anni, dal 65, diciamo, prima che noi nascessimo, ecco, diciamo, esatto, così, mi permetto di attribuirti un'età indefinita, perché esattamente in questa, i musei vengono pensati ancora oggi da tante persone come luoghi dove si conservano oggetti, diciamo, impolverati. Ecco, bravo. In realtà noi, con il nostro lavoro da sempre, e tanti altri musei ovviamente in Italia lo fanno oltre a noi, ma noi cerchiamo proprio
per la caratteristica anche degli oggetti che custodiamo e che mettiamo in gioco ogni Non volta. dimentichiamo che è il Museo Internazionale delle Marionette, comunque. Esatto, il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo cerca di mettere, di far capire bene, di far comprendere che a questi oggetti sono associate le narrazioni, le storie di vita delle persone, ma anche degli oggetti stessi. C'è un concetto antropologico, diciamo, che ormai è abbastanza, diciamo, diffuso anche, diciamo, come dire, nella società, che è la cosiddetta agency degli oggetti. Esatto. No? Questi oggetti che si caricano di vita, e la vita gliela diamo noi, possedendoli, muovendoli, e con i significati, eccetera, che gli attribuiamo, perché hanno spesso un significato simbolico che va al di là dell'oggetto stesso. Esattamente così come tu dici, perché è proprio su questo meccanismo che si gioca la magia del teatro, la magia dell'oggetto teatrale, cioè la magia che fa essere quello che non è, le cose che noi pensiamo essere qualcos'altro, e di esatto, essere, che sono invece ben definite. E allora è proprio su questo che il racconto anche entra in maniera preponderante. È la narrazione, il racconto, le fiabe a cui noi tutti siamo, diciamo, stati in parte abituati nella nostra infanzia e giovinezza, che poi abbiamo raccontato ai nostri figli, ci portano inevitabilmente a connettere questi due mondi che sembrano quasi, diciamo, non comunicanti, no? Quindi il mondo degli oggetti e il mondo dell'immaginazione. E invece si anima attraverso. Ci pensiamo bene. Assolutamente. Esatto. Allora, noi ricordiamo l'appuntamento oggi alle 18. Si può seguire, come sempre, in streaming sul canale YouTube o anche sulla pagina Facebook Museo Antonio Pasqualino. Raccontami una storia, fiabe, fiabisti, narratori. Tu modererai questo incontro. Io ti ringrazio per averlo, come sempre, condiviso col grande entusiasmo che ti contraddistingue. Grazie, Rosario. Grazie a te sempre per l'attenzione che hai verso le iniziative che facciamo. E come sai, ora che abbiamo riaperto, ti aspettiamo a Palermo per fare una diretta dal museo. Per fare una fantastica diretta dal museo. Non vedo l'ora. Grazie, Rosario. Ciao, grazie a te. Buon lavoro. La mattina che mi piace su Radio Fantastica. Tutto a posto? Tutto a posto. C'è Antonella Isabella.